I comandi soliti che usiamo con Cicalitoli, insomma, va bene. Devo ricordarmi che abbiamo questo colpo caricato. Non sempre penso che me lo ricorderò. E quando mai? Ho visto solo quelli laterali io. Ecco qua. Queste piattaforme rosse, fammi indovinare, sono a tempo. No, cioè sì, sono a tempo, ma pensavo scomparisse, invece sono proprio griglie laser che ci fanno del male. Va bene, allora aspetta che diventa rossa. Una, due. Vai. Ecco fatto. Ovviamente tutta sta zona è tutta a tempo. Non sia mai che non lo sia. Allora, aspetta, 3, 2, 1. Vai. Ecco fatto, aspetta. 1, 2, 3. Perfetto. Non più che altro non capivo dove dovevo atterrare, lo ammetto. Allora, prendiamoci tutte le ghiande che si sa mai che moriamo a caso. Allora, aspetta di nuovo che diventa rossa. Uno, due e... Sono un cretino! Allora, aspetta. Uno, due, tre. Vai! Il bello che ho detto, aspetta anche un attimo che diventa rossa. Mi ci sono lanciato proprio nel momento in cui l'è diventata. Un genio, insomma. Mamma mia. Passiamo da questo lato. Vai. Allora, aspetta. Sia mai che esatto, appare un'altra che va in verticale. Ed ecco un altro checkpoint. Fammi indovinare, quello lo dobbiamo evitare, vero? Cos'è il... È Warped. Complimenti, abbiamo distrutto. Ok, immagino di non poter andare, vero? Ma che male! Ah, ok. Allora, forse vediamo se ho capito. Dobbiamo evitare il primo che ci vede. Se ci vede, parte l'allarme. Se parte l'allarme, ne arrivano altri. Però, se lo uccidiamo prima che faccia scattare l'allarme o comunque ci veda, possiamo passare. Allora, di qua non c'è nulla. Di qua c'è una figurina. Ah, no, è là. Ho acquistato potenziamento della fionda. Premi cerchio per mirare. Ah, ma sono infinite le ghiande? Ah, posso anche comunque spammare, allora. Posso sparare? No, 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 Allora, no, no! posso farlo, ma non è una buona idea essere lì vicino quando lo fai. Grazie del consiglio. Vediamo, questa distanza è accettabile? Sì, direi che è accettabile. Forse in realtà solo quello lì grosso ci esplode addosso. Allora, dobbiamo beccare l'occhione lì del Grande Fratello. Io intanto... Perfetto. Vado a prendere tutti gli oggetti che ci sono qui in quest'area. Prendiamo anche la figurina. Ma non eravamo già a due? Ne avevo presa solo una? Che strano. Sembra di averne viste due. Ecco qua. Le distruggo solo per capriccio in realtà. Non c'è nessun motivo logico perché io distrugga quei macchinari. Ma visto che mi stanno antipatici, le rompo. Ecco qua uno, ecco qua due, ecco qua tre. Questo sembra da distruggere, ma in realtà non è neanche interagibile. Ok, direi che in questa zona abbiamo preso tutto. Ecco fatto. Altro checkpoint così se moriamo rispawniamo qua, perfetto. Allora, fammi vedere. Quella lì è a tempo? Allora... Ah, fantastico. Allora, con calma. Fammi un attimo vedere le piattaforme. Allora, dobbiamo arrivare laggiù prima che arrivino in fondo, insomma. Eccoci qua. Perfetto. Allora, qui c'è un altro checkpoint. Che fammi...
fammi indovinare. In quella stanza invertiamo il giro delle piattaforme e invece che scendere salgono. Vediamo se posso già colpirlo da qua. Secondo me no. Posso invece, però credo che non sia. Allora, così lo distrai e basta. Credo non sia partito. E invece col cavolo. Eccolo là. Vieni. Che palle. Oh, ce n'è ancora uno, vero? Dai! Ma sei un cretino, perché non lo colpisci? Ecco fatto. Ne arriva un altro? No, per fortuna no. Allora, beccati questo. Perfetto, andiamo a prenderci altre ghiande. Ma soprattutto, meno male che sta fionda le ghiande non le usa come munizioni, perché sennò continuerei a essere a zero, visto quante ne uso. Ecco fatto. Dobbiamo recuperare e siamo continuamente dall'inizio del livello in bilico tra la vita e la morte. Ecco fatto. Iniziamo a recuperare. Voglio almeno arrivare a 3 vite, giusto per sicurezza, non per altro. Qua ci sono altre figurine. Direi di no. Allora, 1 2. Ecco fatto. Perfetto. Ma giusto per stare sicuri, sia mai che sulle piattaforme scivoli, cadi. Può succedere di tutto in questi giochi. Potresti anche glitcharti nel nulla, come è successo con Kung Fu Panda. Anche se per voi, in teoria, quello che ho appena detto è un mezzo spoiler, visto che... diciamo che per voi non è ancora successo. Per me è successo un glitch orribile. Stavo saltando su un ponte. E niente, è rimasto bloccato a mezz'aria, sul ponte. Non sono riuscito a sbloccarlo, ho dovuto ricaricare il livello. Allora, vediamo. Dobbiamo schiacciare tutti e due, vero? Facciamo così. 1 e 2. Basta? Finito? Ah, ok. Interessante, pensavo che avrebbe fatto il giro all'inverso invece. Dai, creami una piattaforma. Quanto ci vuole? Oi, soprattutto a proposito di quanto ci vuole. Ah, dobbiamo arrivare qua sopra, perfetto. Mi sembra una piattaforma di Dark Souls 2, che però, vabbè, in realtà faceva il contrario, invece che salire così scendeva. Credo che fosse nella Bastiglia Perduta. Ecco qua. Ok. Zona sbloccata, ma dobbiamo aprirgli l'occhio, immagino. Vabbè, certo, con la tua mira. Allora, dobbiamo sbrigarci, immagino, vero? Sai che forse doppio salto neanche mi serve? Ecco fatto. Ecco qua, un po' più in alto. Che tra l'altro stavo pensando che avevamo il... come si dice, la planata come Alba, ma in realtà no. In questo momento stavo per tenere premuto X per planare, ma sarebbe stato una caduta nel vuoto. Quanti checkpoint? Allora, figurine da queste parti? Nessuna. Credo di vederne una, non sono sicuro. Ok, calma. Sbrigati. Allora, aspetta. Preso. 1, 2, 3. Ecco qua. Riprendiamo le nostre ghiande. Presa. Ecco fatto. 2, 3 e... infine 4. Dai, ce ne manca ancora una. E ci prendiamo una vita. Calmati. Perfetto. Prendilo. Preso. 1, 2, 3. Ok, per fortuna abbiamo fatto in tempo. Ecco fatto. 4 vite. Direi che sono più che abbastanza. Comunque ho un mezzo dubbio.
Nel senso, ho un... stupido pollo. Ho questa mezza idea che di solito succede in questi tipi di giochi. Che ci sarà forse un punto in cui usiamo la volpe, la stronza della classe, insomma. Dai, accenditi. Ecco, fatto. Magari tipo in una sezione piccolissima, tipo corri via da qui o queste cose qua. Perché mi ricordo di alcuni giochi che queste cosine magari te le facevano fare. Nel senso, usavano il personaggio cattivo per una mini parte che durava veramente poco, che comunque serviva solo per una sola parte. Allora, fermi tutti, perché lì c'è una figurina. Io quella figurina come la raggiungo? Probabilmente dall'altra parte, perché non la raggiungerò mai da qui. No. Allora, ecco fatto. Ora noi cosa dobbiamo fare? Ecco qua. Credo che entrambe le figurine siano su queste piattaforme. Non è che mi spara un colpo elettrico addosso, vero? Allora, credo, mi ripeto, credo. Mamma mia. Ecco fatto. Allora, dicevo, mi serve probabilmente questa batteria. Noi dobbiamo arrivare da queste parti, sia per la figurina, sia probabilmente per qualsiasi altra cosa ci sia. Ah, ok, sono piattaforme. Non c'è... qua è stata colpa mia. Ho saltato troppo presto. Ho saltato troppo presto, perfetto. Ecco qua. Sento una musichetta molto simile a Crash Bandicoot. Ho sentito delle note molto simili a un livello di Crash. Tan 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 tan. Ecco qua, perfetto. Prima batteria ottenuta. Che tra l'altro è sulla schiena, ma dai, che carino. E immagino che ovviamente non puoi prendere la seconda batteria finché non metti giù la prima. Ovviamente non ci vorrebbe niente, nel senso... basta veramente lasciarla giù e poi prendere l'altra. Però se vogliamo guardare il dettaglio... mamma mia, pensavo non ci sarebbe arrivato. Preciso, preciso. Secondo me se anche andavi di qua non te la faceva prendere. O magari adesso, visto che ci siamo avvicinati, ce la lasciava giù lui in automatico. Ecco qua. Certo, questa nave è infinita, veramente. È talmente grande all'interno che, vista da fuori, tutta sta roba dici dove cacchio era. Veramente è come il TARDIS, è più grande ma infinito all'interno, mamma mia. È veramente enorme. Ecco qua. Vai. Comunque dicevo, sicuramente se non ce la lascia giù in automatico ci faceva tipo la scenetta: non posso prendere un'altra batteria finché ho questa, devo lasciarla giù, o una cosa del genere. Ecco qua. E ora il teletrasporto è attivo. Puff. L'ho visto scomparire e rimanere lì solo gli occhiali. Dove siamo? O meglio, cosa dobbiamo fare? Cos'è? Ma dai, no, ti prego. Ma cos'è? Oh no, dai. No, no, no. Ti prego. Come posso combattere tutta sta roba? Come faccio a combatterli tutti? Madonna, sono tantissimi. Ci deve essere tipo un escamotage che te li fa colpire, ma è veramente improbabile ucciderli tutti. Ah, basta che si avvicinano l'uno all'altro e poi esplode quello rosso. Sorpresone, insomma. Perfetto. Quelli rossi passano l'elettricità a tutti gli altri. Poi dicevo, perché colpirli da soli effettivamente era abbastanza implausibile. Ecco qua. Forse ce ne sono, esatto, ancora un paio. Per fortuna che non è un colpo, un colpo una vita, perché sennò veramente saremmo stati devastati adesso. Colpiscili, perfetto. Ecco qua. Che bello sto cannone elettrico comunque. Sembra tanto un'arma di Fallout New Vegas moddato che avevo io. Fallout 4 ovviamente intendo.
Vediamo, prendilo. Ah, ma in realtà si espande non solo su quelli rossi, ma su tutti. Allora, mi sono sorpreso per il nulla. Ma in realtà no. In realtà, guarda che mica tanto cagata quello che è appena successo. Ovviamente devo evitare i laser. Che uno magari a prima vista pensa, no, è solo il punto. In realtà quelli sono laser. E magari ci crepavi proprio alla fine. Ecco, fatto, mi sa che siamo, esatto, arrivati. Questo è il pod di comando. No, ti prego, un'altra scena dove dobbiamo giocare con la macchinetta con le navicelle.